Benvenuti al consueto appuntamento con la nostra rubrica Dillo Emiliano, in studio l'assessore all'ambiente Maria Maugeli, che saluto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. 0850019998, subito il numero per intervenire, però dobbiamo dare immediatamente delle risposte a tutti i telespettatori che ci hanno chiamato nella puntata scorsa in cui era presente l'assessore Maugeli per segnalare delle disfunzioni. Ebbene, sempre nell'ottica della trasmissione di servizio, l'assessore vi darà delle risposte perché molte cose sono state risolte. Iniziamo intanto da Via Siponto, se non ricordo male, era stata chiesto un intervento per il rifacimento di una buca molto profonda. Assessore, siete intervenuti? Sì, lì siamo intervenuti, in realtà mi preme sottolineare però che quella strada è in cattive condizioni generali, cioè una strada che comunque è stata inserita adesso nell'elenco delle strade da rifare completamente, perché ci sono tanti interventi a macchia di leopardo sulla stessa strada che quindi non la rendono in qualche modo ottimale nelle condizioni. Però quella buca che era decisamente pericolosa è stata in qualche modo risolta. Quindi si accettano le telefonate dei telespettatori per ringraziare l'assessore Maugeli no, per essere intervenuto? No, ha fatto il suo dovere. Altre no, assolutamente telefonate. Sì, insieme alle altre, però credo che sia giusto anche nell'ottica di questa. No, anzi, nell'eventualità, perché noi adesso diremo delle cose che io ho notizie siano state risolte, ma siccome non si sa mai nel mondo come vanno le cose, nel caso non ci fosse conferma, invece prego di farcelo sapere. Allora, prendiamo la prima telefonata, poi daremo risposte rispetto ad altre segnalazioni. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Non so se l'assessore è addetto a ciò che devo dire. Prego, cerchiamo di capirlo. Sì, prego. Senta, io abito in via Antonio 40, Carbonara. Sì. E non lo vorrei neanche dire cosa desidero qui. Desidero una fogna, guardi. È una cosa assurda ciò che vi chiedo. Lei cosa mi risponde? Grazie per... Guardi, è scandaloso, non avere la fogna è uno scandalo, a cielo aperto. Non è l'unico pezzo della fogna. Ho l'acqua e la fogna arriva a 50 metri da qui. Fate qualcosa, è possibile. Va bene, grazie per il suo intervento. Non è l'unico pezzo della città non ancora raggiunto dalla fogna, perché la situazione, diciamo, in questi anni è migliorata molto, perché abbiamo fatto interventi da più parti della città, in più parti, però insomma ce ne sono tante ancora scoperte, questa è una di quelle. Chiaramente risolvere i problemi della fogna significa mettere mano a delle risorse ingenti. Io posso continuare a segnalare in modo specifico se questo è un tratto, come dire, facilmente raggiungibile rispetto all'ultimo tratto realizzato, può essere che si riesca, però è veramente complicato mettere mano, diciamo, alla questione della fogna, perché sono questioni che riguardano, diciamo, spese serie rispetto all'amministrazione. Diciamo, è inutile dire la condizione in cui vivono gli enti locali in questo momento. Certamente non è una bella condizione. Beh, indubbiamente sì. Intanto, perdonatemi, è una comunicazione di servizio con la nostra regia, se qualche tecnico può soccorrerci, visto che abbiamo un cattivo ritorno audio, quindi non riusciamo ad andare avanti con la trasmissione. Intanto cercheremo comunque, perché dicevo certo. Must gone. Andiamo avanti, perché avevano chiesto sempre nella puntata scorsa una nuova pensilina in corrispondenza della fermata dell'AMTAB verso zona San Giorgio, sul litorale. Nei pressi del Trullo, anche lì sono riuscita a fare un intervento parziale, che sono in realtà quelli possibili in questo momento difficile da un punto di vista economico, per cui abbiamo risistemato quella pensilina che esisteva ma che era andata distrutta, anzi mi dicono che è andata distrutta più volte negli anni, purtroppo, perché evidentemente c'è una categoria di imbecilli in questa città che continua a distruggere quello che viene invece poi sanato. E quindi abbiamo, come dire, rimesso in piedi la vecchia pensilina. Poi c'è la richiesta invece di specchio, se non ricordo male, anche di strisce pedonali, che ho trasferito al consigliere De Caro. Quelli non siamo ancora arrivati. Per quell'intervento immagino ci vorrà bisogno di un po' più di tempo. Un po' più di chiaramente. Tempo, sì. Andiamo avanti, c'era invece sulla strada del Chiancone la richiesta di un bidone nuovo, perché pare che quello esistente risalisse a circa 10 anni fa, così era stato denunciato da un cittadino. Sì, là ho voluto andare a vedere di persona, un po' perché è una zona in effetti lontana, non è... Io credo che a volte quei cittadini che si trovano a vivere in quelle condizioni un po' isolate abbiano proprio la percezione delle istituzioni lontane, per cui sono voluta anche andare personalmente proprio a fare un sopralluogo. Effettivamente questo cassonetto, che non era in pessime condizioni, però era un vecchio cassonetto, diciamo quelli che abbiamo usato tanti anni fa,
non camminava bene, aveva le ruote sconnesse, glielo abbiamo sostituito, abbiamo portato la differenziata che non c'era in questo piccolo pezzo della città e abbiamo anche provveduto a pulire, diciamo, alcune aree degradate che erano, oltre che aver liberato quell'area, di un'auto abbandonata da molti anni. Insomma, lì abbiamo fatto un intervento un po' più complessivo di risanamento. Ecco, sulla base di una piccola segnalazione si riescono, sì, a risolvere cose ben più importanti. Tra l'altro parleremo tra pochissimo anche di una nuova emergenza che purtroppo si affaccia sui cassonetti. Poi cercheremo di capire, certo, che cos'è. Gli arti vandali, ci diamo giusto qualche anticipazione. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buon pomeriggio alle due gentili signore. Ecco, buon pomeriggio. Volevo fare una passeggiata di domande velocissime. Sì. A Pane Pomodoro e a Torre Queta bisogna che ci siano i bagnini, un medico, due infermieri, un'autovolanza con fibrillatore. Passo alla seconda. A Piazza Ferrarese c'è una struttura metallica da tempo arrugginita di un'estensione d'arte molto discutibile. Sarebbe oggi opportuno e cortesemente toglierla. Condivido, ma... A Bari, sulle strisce pedonali, gli automobilisti non si fermano. Ogni volta che si attraversa, dovremmo arrestarli. Tocca fare una preghiera e il testamento. I giardini sul comare Nazario Sauro hanno le siepi interrotte e stelacchiate e molti alberi deceduti e mai sostituiti. Lo stesso vale per la penisola di San Francesco, che ha anche un bar da tempo chiuso. Perché mi chiedo non parcheggiare almeno dalle ore 21 alle 7 di mattina sul comare Nazario Sauro e anche sulla rotonda di Largo Giannella, che ci sono circa 200 posti disponibili? Inoltre, rimettere in funzione da tempo la fontana che muta, quella di Piazza Diaz, adiacente l'acquedotto. Modena, capitale della filosofia, Mantova della letteratura. Mi auguro che Bari non si propone come capitale del silenzio. Beh, molti baresi resteranno a Bari in agosto a causa della crisi economica. Mi auguro che il comune riesca a fare un programma di avvenimenti in ogni quartiere della città. Vorrei pregare il sindaco di Bari, che ha la fortuna di avere un santo patrono che ha milioni e milioni di fedeli, di contattare il priore della Basilica e il responsabile della comunità religiosa russa, di attivarsi affinché la città di Bari abbia da turismo religioso, come accade in altri santuari, un ritorno economico per la città di Bari. Bisogna sul trasporto pubblico che ogni quartiere abbia la sua circolare interna e si collegano tutte tra di loro. Lo candidiamo. Lunghe attese per autobus che fanno lunghe percorrenze. E vorrei chiudere, e per finire, auspico che il sindaco di Bari convochi il presidente della regione, della provincia di Bari, che più volte a Telebari si è lamentato che non ha, come si dice, il coordinamento di queste due espressioni politiche, per la questione di risolvere definitivamente insieme all'associazione industriale la questione dei giovani baresi disoccupati. Ecco, siccome lei è intelligente, e mi auguro che non offenda anche la mia intelligenza, mi auguro delle risposte, non dico certe, ma almeno, come si dice, comprensibili. Grazie e buon pomeriggio. Grazie per il suo intervento. Oggi è stato decisamente meno poetico, perché lei deve sapere, assessore, che questo telespettatore è un poeta che detiene, insomma, nelle sue mani sicuramente le radici culturali della nostra Bellissimo. Città. Normalmente ci delizia di una poesia, oggi evidentemente invece si è concentrato in qualche modo è un modo anche questo poetico di interpretare la realtà. Io lo ringrazio perché invece dalla dovizia di richieste si capisce che è una persona molto attenta alla storia, insomma, di questa città e anche ai suoi bisogni. Certo, insomma, adesso non riesco nemmeno tutte a ricordarle, però ricordo, diciamo, le cose che mi riguardano direttamente, sì, come quelle per esempio da qualche giorno anche la delega alla manutenzione del verde, quindi condivido completamente quella storia delle siepi spegnacchiate, alberi che non sono stati sostituiti. Siamo riusciti proprio ieri in seduta di bilancio a decidere per una posta in bilancio che non c'era, uh-huh, rispetto proprio alle nuove piantumazioni, alle sostituzioni di alberi che non ci sono più. E quindi una cura un pochino particolare, una piccola posta in bilancio, perché in questo momento non è possibile altro, però è un punto da cui ripartire. Per quanto riguarda i pedoni che attraversano la strada, su quello insieme a lui io, come dire, posso semplicemente fare un appello. È vero che spessissimo ci sembra quasi un'avventura, lo dicevamo proprio nell'altra, sì, trasmissione. A me capita, quando mi fermo per farli passare sulle strisce, che mi guardino smarriti, come dirò, insomma, c'è qualcuno che ci fa passare. Però quello riguarda veramente l'innalzamento del senso civico e non so quanto tempo ancora dovremo aspettare in questa città.
Poi c'erano tutta una serie di suggerimenti sulla questione della mobilità piuttosto sì, che... Sì, il telespettatore chiedeva di parcheggiare nelle ore notturne sia sul lungomare sia sulla rotonda Giannelli. Nei posti che vengono liberati. Questa è una proposta che posso fare al consigliere De Caro e vedere perché non si è pensato a questa cosa. Mi sembra molto semplice, però evidentemente se non ci siamo arrivati vuol dire che c'è qualche problema rispetto a fare questa scelta. Spero comunque che ci si possa riflettere, così come alla grande questione, diciamo, del coordinamento tra gli enti, provincia, regione e comune di Bari, per risolvere tutta una serie di questioni, compresa quella del lavoro. Non è l'unica questione su cui gli enti non sempre come dire, concertano, non riescono a concertare malgrado magari la buona volontà. E c'è bisogno invece, mai come in questo periodo, che si fermino e si siedano insieme al di là anche delle differenze politiche. Beh, infatti anche per la difficoltà che stiamo vivendo. Poi c'era la questione della fontana in Piazza Diaz. Sì, là c'è una fontana spenta, credo che sia iniziativa, anzi sono certa che l'iniziativa sia dell'acquedotto, perché anche in altri casi è accaduto che l'acquedotto decidesse di sospendere l'erogazione per una cattiva gestione di quella fontana da parte dei cittadini, o perché rimaneva, per esempio c'era quella vicino alla Terra La Lanz, così come lo conosciamo, che abbiamo sostituito più volte la parte che riguardava proprio il lasciarlo aperto o meno, l'interruttore di per sé che regolava l'emissione dell'acqua, mille volte distrutto, alla fine l'acquedotto ha deciso di chiuderla. Là purtroppo, mi informerò, perché anche per me è un po' una piccolissima ferita, perché le fontane fanno parte della storia anche di questa Assolutamente. Città. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, dottoressa Alessandra. Salve. Io sono il solito di via Vela Carbonara. Ah, no, lì certo. Non sono andata. Ma almeno hanno preso qualche decisione, come fare qua? Era la questione, mi ricordi, la questione degli alberi? No, via Vela Carbonara era la questione del marciapiede, cioè non c'è una zona dedicata del ai passanti. Dottoressa. Sì. Il fatto del traffico, perché certo. Marciapiedi non ce ne sono. Sì. Ma il fatto in senso unico. Tante volte a certi posti c'è anche la sosta delle macchine anche a destra, sinistra e destra, ma noi che non possediamo macchina, come dobbiamo camminare? Sì. Il problema dei vigili urbani però... Lo ripeto a dire. Sì, no, fa bene a se ha fatto bene a ricordarcelo. Il signore chiedeva quantomeno un presidio maggiore dei vigili urbani. Il problema è che anche i vigili urbani sono sotto organico, quindi è difficile poter destinare una pattuglia. Non ce li hanno mai concessi se non in casi eccezionali, perché proprio non riescono, rispetto alle turnazioni, a mettere a disposizione dei presidi fissi. Però ha ragione, io credo che lì veramente sia da risolvere il problema o attraverso una questione più semplice, che è quella dei sensi unici, cioè impedire quindi il flusso di macchine almeno in una direzione, oppure lavorare nella direzione della realizzazione. Lì, chiaramente non so se le normative lo prevedono, anche una ringhiera che possa delimitare quantomeno il passaggio ai pedoni, perché credo che tipo il problema... Le ringhiere di sicurezza che si mettono anche durante i lavori. Perché i marciapiedi, mi diceva anche il consigliere De Caro, non si possono realizzare perché restringerebbero di troppo la carreggiata, che per legge deve avere tra l'altro una larghezza prestabilita. Non so se è ancora in linea il telespettatore, pronto?